Claudio, se vuoi posso introdurre un argomento di attualità, visto che eravamo sui comportamenti morali che hanno influenza sulla società. E io, sai, mi piace trarre dei legami, delle continuità, delle ispirazioni. Allora, venerdì 24 marzo, Corriere della Sera. E tu devi citare i nomi dei partiti perché Sì, siamo in paracondicio. a proposito, vi ricordo che fra poco ci sono le elezioni e io ho un calo di visite sui siti, perché tutti quanti i visitatori da me più o meno seguono anche le elezioni, per cui è noto che sia questo. Però mi raccomando, votate con testa. Allora, dice il Corriere della Sera il 24 marzo del 2006, perché è importante anche le date, 24 marzo. Famiglia, Avvenire, giornale della CEI, boccia un partito politico. Era meglio quell'altro partito anticlericale. Nella Costituente dissero sì alla difesa del matrimonio. Un aspetto di questo partito si fa, il partito ragionava così, andrà in carcere per 6 mesi di adulterio. Cioè, nel senso che vediamo che la CEI, i vescovi, esaltano la famiglia, esaltano certi principi, esaltano certi valori. Siamo venerdì 24 marzo, benissimo, dice, esprime una sua opinione. Corriere della Sera, domenica 26 marzo, 2 giorni dopo. Ho sparato a mia sorella e ne sono orgoglioso, Bruno doveva morire. La separazione non sopportavo che si fosse separata e avesse deciso di stare con un altro. Dice allora un fratello che uccide la sorella non perché la sorella è un delinquente o così via, perché la sorella non è sposata e ha un figlio. Dice l'aggressore, sono salito a casa sua e gli ho chiesto di scendere. Potevo anche spararle alle spalle. Vabbè, ecco. Che eroe. Sì, ecco, ma rendete conto che questo qua... E questo è un ragazzo giovane che vive in Italia, ha 24 anni, non è un musulmano integralista, è un buon cattolico, sicuramente di quelle categorie che Paolo Scarpinato ne ha parlato nel suo intervento, Dio Padre o Padrino, e che uccide la sorella soltanto perché ha un figlio fuori dal matrimonio. Allora, il 24 marzo la CEI, l'Avvenire, esalta la famiglia, l'indissolubilità della famiglia, e il 26 marzo, sicuramente un buon cattolico, parte, va e uccide la sorella soltanto per questo e gli spara e dice poteva anche sparare alle spalle, d'altronde ci aveva disonorato, d'altronde aveva fatto una cosa impossibile anche perché aveva offeso, aveva tradito l'onore. Era un oggetto di nostro possesso e si è permessa di comportarsi come lei ha voluto anziché comportarsi come noi avremmo voluto che lei si comportasse. È allucinante. E allora aggiunge, dice, la ragazza colpita da 4 pallottole, ho aspettato da punirla, non uccido donne incinta. Si è lasciato che questa donna partorisse, una volta che ha partorito è stato giusto macellarla. Che differenza c'è tra questo buon cattolico, perché da questa morale non so dove l'abbia presa, sicuramente non l'ha preso in testi di tolleranza, certamente non leggeva Aristotele, certamente non leggeva Platone, non leggeva le mitologie greche, ma sicuramente l'oratorio l'ha frequentato. E se anche non leggeva l'Avvenire, quali sono i principi che hanno spinto un simile comportamento? Perché la sorella fa questo, è degna di morire. Si aspetta come fosse una fattrice che partorisca un figlio. Non si crea il problema il fatto che si troverà un bambino a vivere con una madre che è morta, uccisa in maniera del genere, perché? Perché dice onore tradito. E si ricorda questa pratica di uccidere anche le donne violentate appartiene all'Islam, ma questo non è islamico, no, questo è un italiano calabrese di 24, no, di 24 anni. Ti ricordo che il delitto d'onore è stato eliminato dal codice penale non molto tempo fa in Italia. Sì, infatti la violenza appartiene, è una contro la morale e non contro le persone, è una legge da pochissimo anni fa. E questo ragazzo dice non ho nessun motivo di pentirmi. E questo, ricordate, 24 anni, vive in Italia e sicuramente un problema del genere decide di affrontare come? Di sparare appunto a sua sorella soltanto perché aveva una relazione, da questa relazione era nato un bambino. E ricordiamoci che 2 giorni prima l'Avvenire aveva esaltata la famiglia di un certo tipo. Sicuramente non c'è da... Quello che secondo me neanche i laici si sono ancora resi conto è che lo scontro reale non è fra la famiglia di tipo, chiamiamolo così, cattolico tradizionale se vogliamo, i Pax o le nuove forme di convivenza.
La battaglia fondamentale è fra il concetto di individuo posseduto e di individuo che fa di se stesso ciò che gli pare. Cioè, l'individuo è o non è padrone di se stesso? Questo, chiaramente il mio se stesso ha dei limiti nella società, cioè la mano è mia, ma non posso mica dare un pugno a Francesco, cioè la mano è mia, ma io non ci posso fare quello che voglio, cioè i limiti sono nei confronti degli altri, ma la mano è mia, cioè questo è il punto. Cioè io mi ricordo una volta da militare, quando facevi militare ancora 40 anni fa, feci una sfida in pratica, una sfida che si concluse con un piccolo incidente che veniva considerato dalle forze armate autolesionismo. Chiaramente non fui inquisito per autolesionismo perché era volontario. Per cui un volontario nella forza armata non può essere inquisito per autolesionismo, sarebbe assurdo. Fu un piccolo incidente, diciamo, una sfida andata un po' non benissimo. Ma comunque, al di là di questo, quello che volevo dire io era un'altra cosa, cioè il braccio era mio, ne potevo fare quello che volevo. Certo, il militare dice, ma tu però mi hai firmato il contratto che eri sano, se tu ti tagli una mano, tu vieni meno al contratto che hai firmato con me. Ma la mano era mia. Capisci? Per cui noi stiamo vivendo all'interno della società civile questa situazione in cui qualcuno vuole dire alle persone cosa devono fare perché sono oggetti posseduti da una morale e da qualcuno che vuole determinare anche col tuo sesso quanti figli tu puoi o non puoi fare, che può anche essere giusto che tu più di tanti figli non puoi neanche fare, ma deve essere supportato da delle condizioni sociali. Non si può torturare le persone perché a me piace torturarle, perché impedire alle persone di usare il proprio corpo per fare ciò che loro vogliono significa torturarle per il gusto di torturarle, cioè possederle intimamente, ed è una violenza e basta. Diamo un esempio politico, ma evitiamo l'Italia perché siamo in par condicio, andiamo in Germania. Vabbè, andiamo in Germania. Allora, voi sapete che esiste una macchina idiota che si chiama macchina della verità. Vabbè, è una cosa assurda. Allora, questa si è venuta a usare la macchina della verità per i politici. Vabbè, si fanno domande ai politici. E allora, interviste, già in Germania, interviste show prima delle elezioni regionali. Domanda, lei ha mai finto un orgasmo? Sì, molto tempo fa, è la risposta della donna politico. Cioè, allora, di fronte al politico che se finge o non finge l'orgasmo, o se finge o non finge altre cose, se fa o non fa sesso. Cioè, scusi, a un politico gli puoi domandare quanti soldi hai truffato, hai favorito i tuoi amichetti, hai danneggiato il sistema sociale. Sto in Germania, cioè, stiamo parlando della Germania. Mi chiede se... qualcuno dice, ma sai, a me mi piace farlo con mio marito, non ho l'orgasmo, però lui gli piace che finga. Sì, ma lo chiede un politico in campagna elettorale? Cioè, nel senso che questa è la domanda che tu porresti a un politico in campagna elettorale per capire il suo programma? No, a meno che la politica non mi piace, cioè quella donna politica non mi piace molto, e allora sottolineiamo, stiamo parlando della Germania, non per motivi di se io devo sottoporre la macchina della verità una politica, una donna politica che mi piace, magari gli faccio anche altre domande, ma hanno altre finalità, fa politica chiaramente. Certo, da dove deriva una visione del genere che da un politico non ti interessa se è onesto, se è capace, se è intelligente, ma ti interessa se il fatto sia mai finto o no un orgasmo, insomma. Questo dimostra logicamente che il discorso cristiano, dove è presente, fa enormi danni. E questo appunto avviene non soltanto in Italia. Poi d'altronde, vedete, c'è una... Io questa notizia la leggerei quasi in paragone con una dichiarazione che hanno fatto sempre i sacerdoti. Allora, i sacerdoti non si vergognano, anzi reputano opportuno sapere la vita sessuale delle persone, però in contemporanea con questa notizia, ne avevamo parlato anche il giorno scorso, è venuta fuori la storia dell'Argentina, delle famose missioni di colpe, e molti sacerdoti hanno detto sì, noi abbiamo contribuito, abbiamo benedetto gli esecutori di desaparecido, anzi siamo stati umanitari perché abbiamo consigliato di non farli morire da vivi, ma di buttarli in oceano anestetizzati, di addormentarli. E allora, non so se l'hai letta questa dichiarazione. Ecco. E di conseguenza, rendetevi conto cosa rappresenta per un monoteista l'approccio alla realtà. E allora si fa una domanda ed è basilare, anche perché voglio ricordare un fatto
e ha a che fare con l'Italia, che è oggetto di inchiesta. C'era la volontà di fare fuori un politico, non perché fosse ladro, ma perché si cercava di trovare una sua avventura con un transessuale o con un travestito. Cioè, allora, il politico si pensava di poterlo eliminare, di squalificarlo, non perché avesse rubato, ma perché si ipotizzava che avesse potuto aver avuto qualche relazione con un travestito. Cioè, ma aveva fatto il voto di castità? No. Ah, bello. Cioè, ma, comprete, insomma, no, dai, no, esatto. Di, di conseguenza, pensate, se è capace di intendere di distruggere il nome politico perché potrebbe aver avuto un'avventura potenziale con transessuale, si trova normale. Era maggiorenne il transessuale? Sì. E si trova normale, anzi simpatico, credo, d'amore cristiano, che questo amore cristiano, il fatto che i sacerdoti argentini dicessero: sì, beh, visto che li dovete ammazzare, siate buoni, almeno ammazzateli anestetizzandoli, facendoli dormire, buttateli dall'aereo, portateli sull'oceano Atlantico e li buttate giù che stanno dormendo. Amore cristiano, la morale cristiana porta a questo. E logicamente il giorno 22 marzo 2004 sulla Repubblica un tale Oscar Maradia, tale cardinale, presidente dell'Episcopato latinoamericano, dice: non si uccide nel nome di Dio. Dice: non si uccide nel nome di Dio. E si tratta esattamente di quel personaggio che da musulmano sembra che si sia fatto cristiano. Che differenza ci sia non lo so esattamente bene, passare dal musulmano al cristiano, comunque sono affari suoi. E dopo che il cristianesimo ha ammazzato in nome di Dio miliardi di persone, anzi ha fatto solo guerre in nome di Dio. Sì, ma sai la storia della conversione di questa persona? No, sai com'è avvenuta? Questa persona era fuggita dall'Afghanistan perché c'era la guerra dopo l'invasione sovietica, e a parte che c'era la guerra civile anche prima, insomma, pensò, i sovietici sono stati tirati dentro un pantano con le loro mani. È fuggito, è andato in Pakistan, dove c'erano delle organizzazioni umanitarie cristiane, come sta avvenendo in Iraq, e di fronte a situazioni di bisogno è stato assunto a questa organizzazione umanitaria e si è convertito. Sì, ma... io vorrei ricordare quando ci fu lo tsunami nei paesi del sud-est asiatico, che ci fu una grossa polemica in Indonesia perché molti missionari e molti cristiani americani ringraziavano l'occasione perché potevano chiedere i bambini in affidamento per convertirli al cristianesimo. Cioè, dei bambini l'interesse era zero, l'importante era sfruttare la situazione. Io sto leggendo delle crociate contro i pagani celti e i pagani dei Balcani, dei prussiani, eccetera, e l'obiettivo dei missionari cristiani era quello di rapire i bambini. Sì. Ammazzavano uomini, donne e bambini quasi sempre, quando però avevano l'occasione portavano via donne e bambini. Naturalmente donne e bambini venivano utilizzati per la cristianizzazione seguente. Per cui noi abbiamo delle popolazioni che sistematicamente subiscono il genocidio di uomini, donne e bambini. Una parte di quelle popolazioni vengono invece sequestrate, donne e bambini, la popolazione si riforma e 100 anni dopo, 150 anni dopo, quella popolazione cristianizzata in quel modo viene utilizzata allo stesso modo per massacrare altre popolazioni vicine. Ed è sistematico questo modo di agire del cristianesimo. E ti dico, le crociate contro i Balcani sono una delle cose più atroci, ma anche le altre. Sì. Perché, cioè, c'è solo un concorso di dimostrosità, cioè nel senso che è una cosa allucinante, Francesco, allucinante. Cioè, nessun metro di misura, nessuna legge, nessuna. Ho proprio voglia di macellare. E ringraziano la Vergine Maria per i massacri fatti, per gli occhi che strappano, per i nasi che tagliano, le orecchie, le gambe, mutilazioni, sventramenti. Ringraziano la Vergine Maria. Beh, sai, i paesi baltici, considerati una zona dei paesi baltici, si chiamavano anticamente Livonia, e addirittura appunto ci furono in alcuni periodi che l'indulgenza plenaria veniva riconosciuta se si andava a Roma o se si andava in Livonia. Sì, sì, no, si andava a ammazzare in Livonia. Sì, 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 comunque c'era l'indulgenza plenaria perché. Ma appunto... davano indulgenza plenaria, addirittura vita naturale durante finché si combattono. Sì. Le varie popolazioni, vale per i lituani, vale per gli estoni, vale per tutte quante quelle che erano popolazioni. Ed è stato un massacro sistematico. Tanto non lo sai, qualcuno ha detto, parlando, beh,
dall'antico al moderno. L'Argentina dice: ma perché la Chiesa si è comportata così di fronte ai militari cattolici che uccidevano? Scelte sofferte per l'unità dei cattolici. Cioè, guardate che adesso noi stiamo un po' diciamo così oscillando nel tempo, sì? No? Perché, ma non è un oscillare, no, perché le crociate con i Livoni, i Prussiani, gli Estoni, i Lettoni avvengono all'intorno al 1200, fate sì, conto, dopo Cristo. Però parliamo dell'Argentina che è di 20 anni fa, parliamo del massacro del Ruanda, la mattanza del Ruanda fatta dai cristiani, che è soltanto di 20 anni fa. Parliamo del massacro che viene fatto dai cristiani attraverso l'uso dell'AIDS in Africa, che è di questo momento. Parliamo dei processi per migliaia di stupri di bambini che sono tuttora in corso. Cioè, se noi parliamo di cose, il massacro dei 70, 80.000, 200.000, quelli che erano abitanti di Cirene, fatti dai cristiani nel primo secolo dopo Cristo, parliamo oggi di 800.000 ruandesi fatti dai cristiani 20 anni fa. Cioè, fra i 200.000 macellati a Cirene nel primo secolo dopo Cristo e gli 800.000 macellati in Ruanda 20 anni fa, cioè, sono passati quasi 2.000 anni con gli stessi identici principi di macellazione. Cioè, ma vi rendete conto? Cos'è il concetto di eterno presente in questo tipo di cose? È di un'allucinazione incredibile. E non c'è stato un frammento, un attimo della storia in cui ciò si sia fermato. Non c'è nessuna interruzione, solo continuità. Soltanto c'è la ripetizione continua sempre della volontà di dominio, di uccisione, di cancellazione degli altri, perché gli altri erano peccatori, erano infedeli, non erano sottomessi. Nella rivolta fatta dal, fra virgolette, ebrei, perché oggi come oggi noi sappiamo distinguere fra quelli che erano gli ebrei, come momento i farisei, per esempio, di allora, a quelli invece che erano le forze che aspettavano la fine del mondo, l'avvento di Gesù sulle sue nubi, eccetera, che erano praticamente gli zeloti. Quando fu fatta la rivolta che fu repressa nel 70 da Tito, i romani ci hanno messo 30 anni. E sì che non erano stupidi, non erano analfabeti come i cristiani, 30 anni per capire che questa rivolta era stata fatta per imporre il loro Dio. 30 anni ci hanno messo i romani per capire una cosa del genere. C'era una cosa talmente nuova e talmente folle, prodotto di una follia, che i romani ci hanno messo 30 anni per capire. Quando l'hanno capito c'era una sola possibilità: massacrarli tutti. Cioè, non c'è altra. Cioè, io capisco, tu vuoi le mie terre, va bene, non te le do il 100%, facciamolo, te ne do l'80%, perché sei forte, sei terribile, ti do l'80% delle mie terre, ti va bene, possiamo trattare, te ne do l'85%, ok? Trattiamo. Vuoi soldi? Trattiamo. Vuoi potere? Trattiamo. Vuoi pari diritti? Trattiamo. Vuoi dei diritti superiori? Trattiamo. Ma quando uno ti dice voglio tutto te stesso con tutta la tua anima e voglio che ti metti in ginocchio davanti a me, non esiste trattare. Cioè, non esiste proprio niente. Cioè, o lui ti massacra o tu lo massacri. Basta, non c'è da trattativa. E che non esageriamo, facciamo una piccola citazione. Roberto Vacca, molti lo conosceranno, Roberto Vacca scrive nel 1992, parte con una citazione biblica: chi compra uno schiavo ebreo lotterà per 6 anni e il settimo lo libererà. Se durante i 6 anni il padrone ha dato moglie a quello schiavo e lui ne ha avuto figli, se ne potrà andare al 7° anno, ma la moglie e i figli resteranno in schiavitù. Se quello schiavo è affezionato alla sua famiglia, al padrone, e non li vuole lasciare, il padrone gli praticherà un forone in un orecchio per segnalare che resterà schiavo finché campa. Dice Roberto Vacca: da dove proviene questa citazione? Provate a mostrarla in giro e ripetete la domanda. Vi risponderanno che è ispirazione nazista, o forse che quelle regole vigevano nell'antico Egitto o in qualche paese d'Europa orientale dove gli ebrei venivano perseguitati o sterminati in ogni tanto con i pogrom. E invece no, le tre leggi che aprono questo capitolo si trovano nella Bibbia, le ho copiate dal capitolo 21 dell'Esodo, sono norme dettate da Dio a Mosè,
di seguito ai 10 comandamenti e sono orrende. Non a caso chi onora la Bibbia stende su di esse un velo pietoso. Il Signore di Abramo e Isacco presenta dunque forti analogie con Simone Legré, il codorniere padre di schiavi della capanna del zio Tom. Eppure molti ancora ritengono che le leggi fisse dettate dalla Bibbia debbano essere seguite e onorate. Sempre nel capitolo 21 dell'Esodo si prevede che un uomo possa vendere la propria figlia come schiava. Se un padrone percuote uno schiavo lo uccide, è un assassino. Se invece lo schiavo sopravvive un giorno o due, il padrone non ha colpa perché l'ha compiuto col suo denaro. Questo ragionamento non fila un granché e suona molto barbaro in civile. Nel capitolo 22 dell'Esodo gli ebrei sono istruiti candidamente a non lasciar venire colei che pratica la magia. Il precetto fu seguito ancora nel 600 nei primi processi di streghe di Salem negli Stati Uniti. È curioso che la Bibbia non parli degli eventuali uomini che praticano la magia. Queste leggi barbare continuano a essere stampate nelle edizioni della Bibbia in tutte le lingue. Per gentilezza però si fa finta che non esistano e non se ne parla mai. Allora, rispondo indirettamente a quell'imbecille che ha mandato questo fax in questo momento, anche commentando quello che dice Francesco. Esiste una regola fondamentale quando si parla di religione, perché questo imbecille ha mandato un fax dicendo che in Cina ci sono 1000 bambine abbandonate. E le 1000 bambine abbandonate sono una favola che sono nella tua testa. Sono molte di più le bambine che sono state ammazzate in Cina proprio per la legge riguardo al figlio unico. Siccome c'è una mentalità medievale, e questo va dato atto allo Stato che sta tentando di eliminarla, però non sempre le consuetudini è così facile da eliminare, specialmente fra i contadini, che la necessità di avere il figlio unico è data per lo scoppio demografico, altrimenti la società non ce la fa a mantenere il minimo di benessere per i cittadini. E in secondo luogo esiste questa mentalità secondo cui il figlio maschio è... loro vogliono il figlio maschio, cioè la figlia femmina, e allora molte coppie hanno ammazzato la figlia femmina, la prima figlia femmina, con una specie di aborto, con non ha importanza come, per riuscire ad avere come figlio unico un figlio maschio. Però non c'è un Dio che gli dice di far questo, non è Confucio che dice di far questo, non è Lao Tse che dice di far questo, non è il Buddha che dice di far questo. Sono delle consuetudini culturali che appartengono a una struttura sociale, e un'altra struttura sociale che lo Stato cinese in questo momento sta tentando di mettere a posto. Come la mettere a posto non ha importanza, però sta di fatto che esiste questa contraddizione. Pertanto io non vado a criticare quello che avviene. So benissimo che in tutto il mondo avvengono dei delitti e dei delitti atroci, ma quello che a me mi interessa dal punto di vista religioso è il mandante di questi delitti. E chi è che manda a fare questi delitti? Perché se in Cina sono le consuetudini che portano a commettere i delitti, le consuetudini vanno modificate, e le consuetudini si modificano generazione dopo generazione dopo generazione. Per cui ci saranno sempre delle contraddizioni pesantissime. Quello che è importante invece è che i delitti fatti dai cristiani sono fatti per ordine del loro Dio, per costringere le persone a sottomettere al loro Dio. Non è Zeus che dice ai romani: dovete sacrificarmi 100 prigionieri di guerra, altrimenti perdete la guerra. Ma sono i romani che decidono di ammazzare 100 prigionieri e dicono: dedico a Zeus. Non è il Dio che ordina, mentre è il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che ordina di ammazzare gli altri, di spaccare la testa dei bambini contro le rocce. È il Dio dei cristiani l'assassino. È il pazzo di Nazareth, quel criminale che ordina di sgozzare chi lo si mette in ginocchio davanti a lui. È una direttiva dottrinale. Questo è che voglio dire. I cattolici sono degli assassini per mandato del loro Dio. Questo dovete mettervi in testa. Non è che nel mondo non ci siano delitti, stragi, che non ci siano problemi. Ma non è un Dio che li ordina. Ma è il Dio dei cristiani che ordina di macellare. Questa è la realtà, e i cristiani non si possono nascondere rispetto a ciò che avviene dagli altri, perché sono miliardi di persone ammazzate per ordine del loro Dio. Beh, aggiungiamo una cosa, che queste morti di donne o di ragazze avvengono ancora adesso.
Io vi voglio ricordare che esistono le direttive per i confessori e in Italia i confessori avevano questa direttiva del Vaticano, della Chiesa Cattolica, dei Cristiani, del buon Gesù Cristo, che quando una donna si presentava a loro e diceva che non poteva avere figli perché il medico gli ha detto che non c'era la loro salute, si ci scrive testualmente: il confessore insinua in lei che esiste la provvidenza. Quanti bambine, bambini e donne sono morte perché il prete gli ha insinuato che la provvidenza gli aveva permesso di partorire nuovi figli? Penso che sia ben peggio questo del fatto dei bambini uccisi in Cina. Io voglio ricordare che quando negli anni 50 un papa della Chiesa Cattolica, rappresentante di Dio in terra, vescovo di Cristo, diceva che un prete o un medico ben si guardava di lenire con un antidolorifico il dolore delle donne. Vi ricordo che i dolori delle persone che stavano per morire adesso stanno cominciando in Italia ad essere applicati, gli antidolorifici. Ma fino a ieri non venivano neanche applicati perché la gente deve vivere nel dolore. Cioè, ve lo ricordo. E anche adesso molti medici cattolici stentano a prescriverli. E ricordiamoci che la Chiesa Cattolica Cristiana, su indicazione della criminale di Gesù Cristo, fa beate le donne che invece di tutelare la propria salute muoiono per partorire. E questo cos'è? Un sacrificio umano? Certamente le abitudini culturali possono non piacere, ma quando c'è un Dio, una religione che ha un potere così assoluto e distrugge il corpo delle donne e impedisce ai bambini di avere delle madri, il ragazzo di 24 anni che uccide la sorella, che lascia un bambino orfano della madre soltanto perché è stato concepito fuori del matrimonio, è successo in Italia in questi giorni, il 26 marzo 2006. E perché ne parliamo questo? Altre persone hanno ammazzato altre persone in giro per il mondo. Ma il problema è che questo tipo di omicidi nasce da una direttiva dottrinale, nasce da un concetto di possesso delle persone ad opera di una morale. Nasce per direttiva del Dio padrone di punire i peccati. Cioè, è questo che è micidiale, che è assurdo. E queste cose vengono insegnate ai bambini tacendo le leggi dello Stato. Cioè, non si insegnano ai bambini le leggi dello Stato, le leggi civili, le leggi penali, e si insegna una morale assassina per ridurli a fare questi gesti. Cioè, noi siamo persone religiose, è questo che dovete mettervi in testa. E noi non interveniamo politicamente in una struttura sociale, ma interveniamo su quei caratteri religiosi che vanno ad incidere sui comportamenti delle persone. Questo è il nostro scopo. Vuoi telefonate tu? Io non metterei i telefoni. 049-700-749-700. Infatti abbiamo suonato sui tempi delle telefonate agli ascoltatori. Pronto? Sono Alessandro. Ciao, velocissimo. La religione cristiana è pari alla greca o no? Deve essere la stessa religione, no? Perché si deve dimenticarsi di quelli che contrastano la tua impresa? Grazie dell'intervento, Alessandro. In realtà questa è una teoria antropologica che non ha nessun fondamento, in quanto esiste una differenza sostanziale tra la visione, la visione monoteistica e la visione non monoteistica, che è quella politeistica, perciò non è la stessa religione, ma c'è qualcosa di profondo e di diverso. Ciao. Va tutto bene? Sì. Niente, che tu visto Francesco? Guarda, è appena arrivato, perciò ho visto qualcosina proprio di corsa. Comunque se veramente se sa come chi ragiona, insomma. Se per caso mai, ecco, specialmente che Ivano sta parlando da trasmissione di audio, se oggi c'era un prete che parlava dell'eutanasia. Ma che caso che gnacca? Ho visto che audio si è detto, fa, io non posso essere neutrale, ha detto, devo dire la mia versione. Sì, ma è veramente untuosi, proprio gente untuosa, proprio che sei proprio vede il dolore, proprio, no? Il dolore sì. Come. E sarà il dolore decidere anche la cosa peggiore è decidere per il dolore degli altri. Il dolore degli altri, perché te merita il dolore, è più dolore che te e te più te cavare premi. Sì, no, ma cioè, infatti il prete ha detto addirittura fa no, perché la persona deve vivere perché noi lo desideriamo. Intorno agli altri, la gente
i parenti, cioè, capiscono, sì, no, perché ha detto appunto che la sua sofferenza è educativa rispetto, esatto, agli altri che gli sono, esatto, attorno. Pensa, no, che divertimento, credo, no, perché lui si vuole divertire a vedere la gente soffrire, dai, esatto, e quindi da cavo, come dicevi, no, in fuori proprio dai forni crematori, che sente in fuori, sì, 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 e sono quelli che fanno i forni crematori, dai campi di concentramento in fuori, qui veramente basta guardare qui dopo qui nella guerra in Serbia, sì, no, ma io sai, dire a una madre e un padre che è bene che vedono che il loro figlio soffre inutilmente, io penso che sia caricativo, eppure viene preso da modello di comportamentale, viene esaltato, questo è sadismo proprio, sì. Insomma, se uno non ha capito bene come Augias, per esempio, penso che riesca a capire, insomma, che ha una testa fina abbastanza, insomma, sì, ma pensa a dire una frase del genere con la massima impunità, tranquillità, e faccia tosta, veramente il dolore viene premiato, ma i numeri, sì, cioè che... D'altronde, sai, quando la persona non ha sofferenza ci pensano solo con l'inquisizione, o ci pensano, esatto, nella morale, con i peccati, con l'impunità, con l'impurità e così via, insomma. Stamai, Yuri, senza una società, una civiltà, no, dove che tutti quanti, cioè, sta bene, nel senso, non solo ben fisicamente, avere tutte le cose, cioè gli oggetti, ma anche fisicamente, anche interiormente, no? Sì. Sta mai, perché mi piace vedere tutto, che la gente... D'altronde per loro solo la sofferenza ti rende simile a Cristo. La sofferenza è neanche quel sorriso. Veramente loro sono simili a Cristo quando gestiscono la sofferenza. Esatto. O la creano, o la sviluppano, o la mantengono. Certo. È come il famoso libro della Caos, che poi ha fatto Beata. Ah sì, Beata Impostore di Madre Teresa di Calcutta. Sì, sì, sì. Sì, okay, vedete, pur di rendere le persone sofferenti si farebbe di tutto, insomma, fare un salto immortale. Va bene, avanti. Ciao Ivano. Ciao Ivano. D'altronde la sofferenza è caratteristica basilare delle religioni monoteistiche. Il problema è appunto di porre le persone sempre in condizione inadeguata, e quando queste hanno un po' di felicità rendere infelici. Certo. Dica. Sì, sei in diretta. Ah, sì, sono in diretta. No, volevo solamente dire questo. Ho sentito quello che avete detto. Non dovete usare però lo stesso metodo che hanno usato i cristiani. Che metodo usiamo noi? Non abbiamo mica sgozzato. Non abbiamo trovato nessuno. Che metodo usiamo? È piano, Ciao. Cioè, nel senso che... Cioè, scusa un attimo, non mi sembra che abbiamo sgozzato nessuno. Non abbiamo tagliato nasi, non abbiamo levato occhi, non abbiamo fatto del male a nessuno, mi sembra, no? Non abbiamo scomunicato nessuno. Abbiamo indicato ciò che è normale in una società civile, affinché le cose siano chiare e non siano invece truffaldine o delinquenziali. Poi tra l'altro questo ci viene a giudicare che non dovete usare, come non dobbiamo usare, noi non abbiamo usato nulla dei cristiani. Siamo qui a dire... Il problema è che il Dio dei cristiani è un assassino, e questo assassino va punito per i suoi delitti. Cioè, non si può continuare a costringere bambini in ginocchio a pregare davanti a un crocifisso, davanti a un personaggio che ordina di sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti a lui. Ma vi rendete conto cosa sta facendo? Si sta costruendo i futuri assassini o le future vittime del futuro. E questa società civile, stiamo perdendo la ricchezza perché questi giocano a stuprare bambini, farli diventare degli aguzzini o farli diventare delle vittime. Noi stiamo rimettendoci la società civile, il futuro. Ma ci rendiamo conto di questo? Cosa è in gioco? Ci non stiamo mica giocando, Claudio, no, aspetta, posso rubare gli ultimi minuti per gli appuntamenti? Dai, perché due minuti, okay. Sì, esatto, cioè, sarebbe troppo insufficiente lo spazio per dare spazio alle telefonate. Allora, ricordo tre appuntamenti. Allora, domani sera alle ore 21 a Tiene, in Biblioteca Comunale, Federico Moro presenta La custodia dei misteri, che è il secondo libro della trilogia sugli antichi veneti. Il primo era iniziato con La voce della Dea, perciò appunto chi vuole una conferenza interessante sugli antichi veneti con un ottimo romanziere come Federico Moro, Tiene, Biblioteca Comunale, ore 21. Ricordo che poi il 13 di aprile, giovedì, alle ore 21 a Mestre, presso il Pub 68 in via San Donà 68, ci sarà il Mut dei Pagani, dei Vikingi, dei Politeisti Veneti. È un incontro informale su cui ci possiamo conoscere. Il 14 di aprile, che è venerdì santo per i cristiani, ci troviamo sempre in zona Bassano del Grappa per la famosa Cena del Musso, perciò sarà tempo di ricordarne. Bene.
vado immediatamente come nella pubblicità e vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Parleremo di Paolo di Tarso e il concetto della legge che ne hanno i cristiani come manifestato da Paolo di Tarso. Nella prima parte fatta giovedì scorso vi ho parlato come i cristiani si sottraggono alla legge, adesso vi parlo invece come i cristiani usano la legge. Ciao, ciao, ciao a tutti.